Buongiorno ragazzi e bentornati nel canale Impariamo e Ripariamo. Siamo nella fase 3. Avevamo incollato la scacchiera sul pannello, vi ricordate? E questo, togliendo un nastro, è l'effetto che ci rimane. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tagliare la dama in modo da creare dei lati da 10x10. Noi abbiamo fatto 12x12, per quale motivo? Per poter poi rifilare la nostra dama a piacimento, se abbiamo un quadratino rovinato o altre piccole sciocchezze. Cosa facciamo? Andiamo a tagliare la dama 10x10. Ecco qua. Questo ovviamente si buttano via. Questo è il nostro piano della dama finito. Vedete, non è stato difficile. Ora cosa dobbiamo fare? Tanto abbiamo uno spessore totale di circa 3 cm, ok? Che è già un bel piano. Ora dobbiamo andare a rifinire la dama mettendo delle fascette. Io ho preparato delle fascette da 3,5 cm in modo che salgono un po' fuori e le pedine non cadono, ok? E sono questi pezzi qua che io ho già numerato. Per tagliarli come si fa? È semplicissimo. Facciamo un lato a 45, lo poggiamo, con una matita andiamo a marcare il lato interno e facciamo 45 in modo che poi sia perfettamente uguale al lato della dama, ok? Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a incollare questi quattro pezzi qua nei quattro lati. Io ora userò delle morse. Voi, se non avete morse, potete anche darci due piccoli chiodini, bagnarli con un po' d'acqua che poi si chiudono e non cambia niente. Come si procede? Si prendono i listelli e si incollano a coppie, quindi l'uno col 3 e il 2 col 4, ok? Allora prendiamo i nostri listelli 1 e 3 e andiamo a incollarli. Prendiamo il nostro famosissimo barattolo di vinavil e andiamo a dare una striscia di colla sotto, non sopra, perché poi qua a mezzo centimetro ovviamente rimarrà fuori e andremo a vedere la colla. Quindi noi andiamo a dare una striscia di colla solo nella parte coperta della dama. Non ne serve tanto. E posizioniamo il 3 e l'1 tenendo gli angolini a pari, vedete? A pari della dama. Andiamo a prendere due listellini, li posizioniamo qua e andremo a mettere una morsa nell'angolo di destra, tenendo sempre schiacciato il bordo, e una morsa nell'angolo di sinistra. Controlliamo sempre che il listello sia ben poggiato sotto, ok? E andiamo a ripetere l'operazione con gli altri due lati. Lato 1, puliamo se uscisse una goccia di colla, e l'altro lato puliamo se esce una goccia di colla e andiamo a posizionare l'altro listello. A questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere altri due listellini di legno e andiamo a metterli per l'altro verso con altre due morse incrociate. È un lavoro da fare, se siete alle prime armi, un po' con calma. Senza rovinare la dama. E mettiamo altre due morse. E il gioco è fatto. A questo punto noi abbiamo la nostra scacchiera finita. Poi cosa c'è da fare? Ve lo farò vedere in un altro video, da modare tutto, da rifinire un po' bene gli angoli e da darci della vernice. Per verniciarla useremo della classica vernice all'acqua trasparente, che esiste opaca, semilucida, lucida. Andremo a portare una mano a tutta la superficie con un pennello, la lasceremo asciugare 6-10 ore, carteggeremo con una carta fine da 2,20-2,40, puliremo e andremo a applicare un'altra mano. Questa operazione si può ripetere quante volte volete finché non ottenete il risultato
che vi piace a voi, ok? Per questo video è tutto, per qualsiasi chiarimento potete contattarmi alle mail tonellidiego18@gmail.com, se volete dei consigli, se volete un prodotto che io ho costruito, e ci rivediamo nel prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al canale. Un saluto a tutti.